Ilaria, sei stata 2 giorni qui a Terminillo. Intanto cosa ne pensi della nostra montagna? Che meraviglia! Bellissima, bellissima, veramente sorprendente. Non immaginavo che potesse essere così bella, così d'impatto, no? Io oggi mi sono arrampicata un po' e mi sono sentita proprio nel mezzo di una forza vitale incredibile, bellissima. Questo ovviamente ci fa molto piacere. Senti, il Terminillo Film Festival è un neonato, proprio la sua prima edizione, però che pensi, potrà avere un futuro? Assolutamente, vedo tutti molto entusiasti, molto ognuno sta già portando delle idee, c'è un gran fermento, penso già per la prossima edizione, e sono iniziative che fanno molto bene, faranno bene sicuramente anche a voi, ma anche a noi. Ci sono una cosa bellissima, molti... tantissimi siete tutti giovani. Sì, è vero, perché forse reagiamo insomma con molto entusiasmo alle occasioni di aggregazione, no? Di un po' di casino forse, però veramente al di là del piacere di incontrarsi, che è difficile trovare dei festival in cui ci si possa anche rilassare, nascono molte idee, nasce anche un clima anche di grande collaborazione, di creare delle cose insieme. Sono cose che fanno bene al cinema e al territorio. Senti, tu hai provato tante attività diverse sempre all'interno del mondo dello spettacolo, quindi veramente non soltanto recitazione, anche ballo. C'è una cosa che più delle altre cattura veramente il tuo cuore? Ma penso che è stata una scoperta e continua che mi ha aiutato anche a fare chiarezza. Io penso che la scelta è una delle cose che mi mette più in difficoltà, soprattutto quando hai molte passioni. Io sono, insomma, amo la vita, quindi rischio di essere appassionata anche a tante cose, però solo facendole capisci poi dove. Allora, chiaramente la recitazione si è proprio imposta in maniera molto violenta, imprescindibile per ora nella mia vita. Ma figurati che ci sono tante altre cose, la musica, la scrittura, cioè io sono un fiume in piena.